Buongiorno, buongiorno traders, buongiorno a tutti, buon lunedì, ben ritrovati. Allora, direi di partire innanzitutto dalla festività di Wall Street degli Stati Uniti, anzi, quindi Wall Street sarà chiusa, eh, in modo particolare attenzione perché saranno chiusi i mercati obbligazionari oggi e vedremo che i mercati obbligazionari eh, negli ultimi giorni hanno avuto una loro importanza. Così, come troverete scritto all'interno dell'articolo dell a corredo del, dell'analisi video. Eh, per quale motivo? Perché venerdì eh, ci eravamo lasciati dicendo che lunedì avremmo commentato i dati sui non-farm, quindi tutti i dati comunque sul mercato del lavoro degli Stati Uniti eh, e i dati sono stati positivi. Sono stati positivi e questa positività si è ripercossa sull'andamento del dollaro che ha proseguito quel rimbalzo a breve termine di cui abbiamo tanto parlato. La scorsa settimana eh, abbiamo parlato anche delle forti prese di profitto che hanno interessato eh, il mercato azionario americano, in modo particolare il settore tecnologico, il movimento è stato molto accentuato sul Nasdaq, però vediamo, anzi vedremo graficamente che eh, qualcosa dal punto di vista... Dell'analisi tecnica è successo e spiegheremo per quale motivo, però dicevamo che questi dati hanno avuto anche delle ripercussioni sul, sull'obbligazionario, in modo particolare perché la curva dei rendimenti in questo momento tra virgolette, è ribassista, ovvero i rendimenti a più lunga scadenza stanno crescendo più velocemente rispetto a quelli a breve scadenza, e questo è un elemento che va a sostenere appunto il dollaro. Oggi non potremo farci un'idea precisa uh, del movimento, ovvero se continuerà oppure no, eh, invece la mattinata è molto interessante sul fronte sterlina perché la scadenza di metà ottobre per avere una soft Brexit si sta avvicinando, ma uh, diciamo che i toni tra le due parti, quindi eh, Regno Unito da un lato e Europa dall'altra, si stanno accendendo. E lo vediamo sulle vendite appunto della sterlina e ce ne renderemo conto a breve quando vedremo graficamente il cable. Eh, cosa aggiungere altro? Ripeto, oggi è festa negli Stati Uniti, quindi sicuramente sarà un, una sessione un po' in sordina, diciamo che non, probabilmente non ci saranno, soprattutto nel pomeriggio. E soprattutto dopo le 17:30, eh, grandi movimenti. Per cui direi a questo punto di eh, passare a, ad analizzare un po' quello che sta succedendo e direi di partire proprio dal, dall'obbligazionario americano perché come vedremo eh, comunque eh, è successo qualcosa di molto molto interessante partiamo dal decennale quindi da rendimenti a più lunga scadenza e vedete che insomma la scorsa settimana eravamo andati a testare questo livello di resistenza molto importante in area 0,77 di rendimento, sono rendimenti bassissimi l'abbiamo detto con l'inflazione comunque stiamo parlando di rendimenti negativi però guardate quella che è stata la reazione della giornata di venerdì quindi una brusca accelerazione che insomma, ha, come abbiamo detto, ha avuto delle ripercussioni sull'andamento del dollaro. Se vogliamo partire dal Forex e poi ci occuperemo degli indici azionari, andiamo a vedere proprio quello che sta succedendo. Perché, allora, il dollaro yen intanto si mantiene in questa fase di lateralità. Eh, siamo tornati sopra a 106, ma come ho detto tante volte, io qua onestamente non andrei a far nulla perché il grafico, lo vedete, è veramente brutto. Volendo, si sta formando un triangolo di compressione che magari ci potrebbe tornare utile nel momento in cui verrà blacked Ma per il momento, lasciamolo stare. Il dollaro americano contro il franco svizzero evidenzia un tentativo di ripresa. Sembrerebbe in formazione un round in bottom, quindi un pattern di inversione rialzista. Qui abbiamo uno start. Intorno all'area di 0,91 0,92 se dovessimo superare quell'area abbiamo una fascia priva di, di volume o comunque con pochi volumi eh, che era coinciso con questo impulso ribassista molto violento e quindi si potrebbe assistere a un movimento rialzista eh, però ripeto, solo alla violazione di questo livello di resistenza dollaro americano contro dollaro canadese eh, è in fase di lateralità qua si sta scontrando con la resistenza in area 1,31 e 3 circa lo vedete in questo momento siamo a 1:31,039, quindi comunque è una fascia molto molto importante di resistenza e vediamo se riuscirà a bucarla. Neozelandese, invece, attenzione perché nella giornata di eh, venerdì, comunque aveva dato un'indicazione interessante, questa è a tutti gli effetti un hammer, quindi possiamo considerare, tra l'altro guardate i volumi qua come sono stati molto violenti, quindi teoricamente questa la si potrebbe considerare come potenzialmente una candela di eh, inversione, anche se qua eh, parlare di inversione è sbagliato perché stiamo parlando di un movimento correttivo, quindi potrebbe essere terminata la correzione, tra l'altro... Perfettamente sui massimi relativi precedenti, quelli di fine luglio. Eh, quindi l'eventuale violazione del massimo di questa Hammer, di questa candela giapponese potrebbe aprire le porte a nuovi rialzi. Eh, quindi stiamo oh, in campana, e vediamo quello che succederà. Di contro abbiamo una sterlina che si stende volendo nettamente, vedete che siamo scesi sotto l'1,32, eh, sembra voler accelerare. Anche qui si era formata qui diciamo più una Doji che un Hammer. Comunque. Comunque, anche qua c'è stata una bella reazione su questi massimi. Ma vedete come la debolezza della stellina dovuta appunto ai negoziati Brexit si sta facendo sentire. Eh, L'euro dollaro guardate: lunedì 18 sta lavorando alla grande come resistenza. Qui abbiamo detto, una distribuzione gaussiana dei volumi, quindi. Dobbiamo capire se siamo in fase di distribuzione o in fase di accumulazione. In questo momento c'è un po' di debolezza. Ma fin tanto che non riusciamo a buttare giù il supporto di 1,18, il trend resta ancora rialzista. Anzi, per la precisione, per parlare di inversione, dovremmo andare a violare l'ultimo minimo relativo precedente che è quello del 21 agosto intorno all'area di eh, 1.17540 beh allora a quel punto eh, si tornerebbe anche al di sotto di questa trend settimanale e allora eh, ci potrebbe essere spazio per ulteriore accelerazione addirittura fino a 1.16 prima e poi eh, vediamo però ripeto il trend per per ora si mantiene ancora rialzista. Vediamo l'ultimo cambio tra quelli principali. L'australiano al pari del neozelandese ha confermato un Hammer. Eh, siamo in fase di incertezza oggi. Ripeto, oggi sarà una giornata probabilmente con poco movimento. Comunque, ecco, attenzione perché anche in questo caso, da analisi tecnica, la violazione del massimo di questa candela potrebbe aprire le porte a un nuovo movimento. E un Hammer che si è formata sul test dei massimi relativi precedenti, quelli di post-Ferragosto. そう。<laughs> andiamo a vedere gli indici perché dicevamo anche sugli indici è successo qualcosa di molto interessante allora guardate l'S&P 500 S&P 500 si è poggiato su questo livello intorno all'area di 3400 3400 punti di, eh, di eh, supporto andiamo ad aggiustare leggermente perché il cluster volumetrico è proprio lì intorno ai 3400 punti eh, e c'è stata una bella reazione mh, alle vendite che erano subentrate prepotentemente anche nella giornata venerdì di poi dopo i dati abbiamo avuto un recupero insomma anche eh, lo spike volumetrico qui potrebbe indurre a pensare che sia stata una correzione, la correzione sia terminata e ci si stia preparando per ripartire al rialzo. Lo stesso si può dire del Nasdaq perché, guardate, in questo caso siamo andati a ritestare i massimi del 6 e del 7 agosto, da lì c'è stata una bella reazione, oggi un nuovo tentativo di affondo, qua i future quotano e, eh, c'è stata ah, appunto già una ah, discreta ah, discreta ripresa quindi vediamo poi quello che eh, succederà oggi ripeto magari non ci saranno grandi movimenti però eh, da domani sarà sicuramente una situazione a seguire diciamo che questi potrebbero essere livelli molto molto interessanti se reggono per comprare eh, il dax dax che mh, io uh, sono ancora discretamente convinto che possa arrivare all'area dei 13.500 punti qua uh, venerdì abbiamo avuto una doji oggi è eh, moderatamente al rialzo. Guadagna un 0,30%. Addirittura l'indice, vedete, qua sta guadagnando un punto e, e 26%. Quindi insomma il DAX sta mettendo a segno una bella performance. Eh, e quindi vedremo un po' uh, se ci sarà spazio per una ripresa da. Qui. Queste quotazioni qua l'area di 13.000 punti regge veramente alla grande. Adesso direi di andare sulle materie prime. Eh, il nostro Fuzzi Mib non ve lo faccio neanche vedere perché, insomma, in fase lateralità e io onestamente rimarrei fermo, non farei nulla. Eh, l'oro loro continua a lateralizzare in quest'area tra 1940 e 1900 dollari. Eh, diciamo che eh, si sta preparando probabilmente un forte movimento di breakout. Perché quando l'oro inizia a lateralizzare così, poi lo sappiamo: uno strumento di breakout e quando rompe, va in direzionalità. Tuttavia, in questo momento è difficile. Dire se continuerà la, la, il movimento rialzista in quanto il trend è rialzista oppure se ci sarà spazio per le discese. Chiudiamo col petrolio invece che è tornato sotto i 39 dollari. Eh, scusate sotto i 40 dollari In questo momento addirittura ha provato a sfondare i 39 dollari vedete che siamo a 39.05 eh, abbiamo registrato un minimo di 38,58 quindi eh, insomma anche il petrolio ha risentito sicuramente della debolezza dell'azionario è riapparsa quella correlazione che abbiamo osservato per tanto tempo eh, e quindi, ecco, anche qui eh, ricordiamoci che stiamo parlando di un asset quotato in dollari. Quindi, se il dollaro si rafforza, al di là delle dinamiche fondamentali che riguardano il petrolio, possiamo assistere a un indebolimento del greggio. Bene, con questo direi che è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se vi piacciono queste video analisi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, è totalmente gratuito. Ringrazio i lettori di investing. Vi do appuntamento. A, a domani. Ciao a tutti.